Bene, avevo detto che esiste un prodotto un pochino più semplice di Monster Mash. Monster Mash, ho fatto il video, è molto elementare da usarsi, però se si fanno degli errori diventa difficilino da correggere o da aggiustare un po' le cose. Quindi noi facciamo adesso un new project in Monster Mash, in Smoothie 3D. Questo è un prodotto che ho dovuto fare il login, praticamente mi sono registrato e sostanzialmente chiedono di fare un versamento di 2,5 euro, poco più. Allora, qui funziona tutto come sopra, nel senso che si prende un'immagine dai documenti, tipicamente prendiamo per dire questa immagine, che è la solita immagine che abbiamo usato di là. E vedete che andando sotto smoothie3d.com abbiamo la possibilità di, cliccando qua, per cliccare per ottenere più o meno le stesse cose che abbiamo visto l'altra volta. Quindi praticamente possiamo dipingere praticamente la... Adesso lo faccio... Però ecco qua, la cosa interessante è che se anche sbaglio poi posso correggere. Ok? Questo è il primo, vedete che me lo fa vedere chiaramente. E poi posso disegnare gli altri pezzettini come avevo fatto anche nell'altro programma. Ok, quindi questo è il braccio. Ci prendiamo anche la testa. Ok. E qui abbiamo tutti i vari pezzi. Ecco, la differenza rispetto a prima è che qua, facendo praticamente, qui dobbiamo fare remove, ok, che qui cliccando qua possiamo praticamente vedere come verrebbe la nostra cosa. Qui possiamo avere la front view, che è quella con cui siamo partiti. Possiamo comunque continuare, anzi facciamo che farlo così vediamo un pochino più. Ok, la mano. Ok, la mano. E poi facciamo anche tutto questo, il nostro strumento musicale. Vedete che adesso lo faccio anche con un po' più di tranquillità perché so che posso correggerlo. Faccio ancora il connellino. Ecco. E poi facciamo ancora la gamba 1 e la gamba 2. Ok, su per giù abbiamo fatto già quello che abbiamo fatto nell'altro esempio, però se lo guardiamo. A parte che già così potrebbe in linea teorica andare, quindi vedete che non dobbiamo neanche più passare da Blender. Abbiamo già un qualche cosa di più o meno fatto. Però il vantaggio è che qui possiamo editarlo, cioè vuol dire possiamo andare qua per esempio su questo oggetto e praticamente se selezioniamo il movimento possiamo mi confondo sempre. Possiamo praticamente cliccare in qualche cosa e spostare tutto, insomma in giù così lo vediamo bene, ma la cosa, se diciamo yes, quindi display contour, vedete che abbiamo tutte le tracce di come è stato ritagliato e quindi possiamo andare a muovere questi punti oppure andare direttamente in low poly come questo, quindi ritagliature diciamo molto grezze. E possiamo praticamente fare più per aggiungere, vedete, add a point, quindi aggiungere vari punti. Quindi per dire, se andiamo qua, facciamo più, quindi vengono aggiunti dei punti in più, o possiamo averne tanti, in modo tale da correggere, diciamo, questa impostazione. Quindi, ad esempio, in questo caso, questo qua, che era un pochino... vedete un po' bruttino, possiamo volendo farlo low res, ecco così, e quindi avere questo impianto qua,
quindi spostare praticamente i punti, ecco così, eventualmente possiamo aggiungere qualche punto in più. Ok, qua, in modo tale da poter controllare un pochino i tagli che vengono fatti. Ok, in modo tale che la resa poi alla fine sia un pochino meglio. Comunque, il senso globale, continuiamo a fare remove perché bisogna andare qua, rotazione, e abbiamo il nostro omino, e possiamo poi esportarlo per progetto, possiamo fare exchange, fare l'export, possiamo addirittura portarlo volendo su Sketchfab, su Shapeways, che è un sito che permette di fare delle stampe 3D, questo sarà l'altro sito di questo tipo, possiamo avere i vari export che sono OBJ, STL, VRML2, eccetera. Manca il GLB, però direi che l'OBJ è già sufficiente. Quindi questo è tutto per poter usare anche questo strumento che permette di fare a meno di Blender e potrebbe essere molto più interessante per molti che magari non amano Blender. Va bene?